Oggi vi voglio parlare di 1, 2, 3, 4 profumi vintage. Tre di questi profumi io continuo a utilizzarli con grande piacere. Quello qua in mano è il primo che vi farò conoscere, se non lo conoscete. Li trovo attualissimi. Anzi, mi fanno star bene quando li indosso, ecco. Ne ho parecchi vintage, questi li ho presi proprio per fare questo video e raccoglierne, insomma, non una quantità enorme. E questo è Qualunque Fleur, l'Original Houbigant Paris. Non si pronuncerà così, vi faccio vedere la scatolina. Questo è un regalo di Simona Viola Puro. È un profumo veramente meraviglioso che mia madre, quando l'ha sentito, ci è uscita proprio di testa. Questo profumo è un profumo storico che nasce nel 1912, ma viene riformulato nel 95, mantenendo intatta la fragranza. È un profumo che non ha qualche fiore all'interno, ha una marea di fiori al suo interno. Io vi do una descrizione un po', perché c'è veramente assoluta di rosa, assoluta di gelsomino, c'è bergamotto, galbano, dragoncello, tuberosa, viola, rosa, ylang ylang, garofano, ginestra, fiori d'arancio, assoluta di cera d'api, chiodi di garofano. Capite che è un profumo molto ricco di fiori. Questo è un profumo che parte molto forte, è bello, è un ottimo, ottimo profumo fiorito. Purtroppo, all'interno i profumi di quegli anni avevano tanta roba così all'interno, perché i vintage avevano veramente tante cose all'interno. Purtroppo la mia pelle, essendoci la tuberosa, sarà anche poca quella che c'è dentro, perché non c'è un'assoluta di tuberosa, ma forse l'assoluta di gelsomino con la tuberosa me lo fa un po', non troppo amare, nel senso che non è un profumo che userei tutti i giorni, proprio per la presenza di questi due elementi. Però è un profumo elegante, senza tempo, pulito, perché ha un sentore pulito, ma davvero molto elegante. Si narra anche che questo profumo lo utilizzò Diana al matrimonio, che glielo spruzzarono sul vestito da sposa. Un po' forte, secondo me, per una sposa, però questo profumo in apertura è forte, poi si alleggerisce abbastanza e diventa molto molto equilibrato nelle note, ma la mia pelle, vi ripeto, tira molto fuori gelsomino e tuberosa, ma è bello, è veramente un'opera d'arte di profumo. Fantastico. L'altro di cui vi voglio parlare, andiamo a vedere, giro le pagine perché non mi ricordo dove vi ho messo gli altri appunti. Questi sono gli altri. Eccolo qua. Ok. Questo è un profumo che io amo, ma amo da tanti anni e mi dispiace tantissimo, e faccio un appello a Van Cleef & Arpels di rimetterlo in commercio, vi prego, rimettetelo. Io l'ho comprato talmente tante volte. L'ultima volta che l'ho preso, già l'ho pagato più di quello che in realtà dovevo acquistare, si doveva pagare, ecco, perché adesso ho visto dei prezzi allucinanti su questo profumo. È il Van Cleef & Arpels Eau de Parfum. Lo riconoscete perché ha la forma del diamante. Io adoro questo profumo,
Eccolo qua, lo vedete anche sui siti, ma il punto è che ci sono ancora dei pezzi disponibili, ma veramente a dei prezzi che secondo me non è giusto. Lui è proprio un vintage, cioè creato nella maniera vintage più assoluta. Nasce nel 93, è un aromatico dolce, balsamico, speziato, fresco, vanigliato, viola, erbaceo, legnoso, floreale bianco e anche amaro, ambrato, floreale da donna. Abbiamo calendula, galbano, nero, lilampone, bergamotto, un cuore di geranio, fiore d'arancio, gelsomino, rosa, una base di fava tonka, vaniglia, sandalo, legno di cedro e muschio. Tantissime note anche per lui. E questo è un profumo dolce e amaro, ma più dolce, sensualissimo, con una nota pulita. Io almeno ce la sento, dura tantissimo sulla pelle, lasciate scia, e dura anche sui vestiti tantissimo. La fava tonka, la vaniglia si sente parecchio in questo profumo. È un capolavoro, rimarrà sempre un capolavoro. Per favore, Van Cleef, rimettici in produzione questo profumo, perché è veramente una perdita. Che non va bene, no, non va bene. Poi, l'altro di cui parliamo è un profumo che vi ho già parlato e che non viene tanto amato. Quindi io vi dico già che qui abbiamo un patchouli indonesiano. Questo è il Gotal Mon Parfum Cherie Pur Camille. Pur Camille, che poi è diventato Mon Parfum Cherie, punto e basta, perché il primo che ho avuto era portava proprio la dicitura Pur Camille. Poi questa qua è l'edizione che ha rifatto proprio Camille, la figlia, e infatti questo arriva proprio dalla casa Gotal, ma è identico, cioè non ha cambiato niente dall'originale. È bellissimo, a parte che è bellissimo e poi è buonissimo. Però questo è un profumo difficile. Questo è un profumo che ha patchouli, patchouli indonesiano, è talcato, è legnoso, contiene anche violetta iris, è terroso, cioè è fruttato. È speziato caldo, dolce, balsamico. È un floreale legnoso muschiato ed è un profumo che non tutti possono apprezzare. Io ricordo che quando non avevo più il primo, che lo cercavo prima di buttarmi alla Maison Gotal, perché comunque questo ha un grande costo e ha un grande valore. Soprattutto se amate questo tipo di fragranza, avevo cercato con l'aiuto di un amico di cercarlo da rivenditori. Io mi ricordo che mi era stato detto da uno: ma perché vuole proprio quel profumo lì? Lei con tutti quei profumi che ci sono buoni, vuole quel profumo lì? Allora, lasciamo stare perché questa è una cosa che mi aveva un po' irritata. Per me è magnifico, dura tantissimo. Se fate layering con una vaniglia, diventa uno spettacolo, però è un profumo davvero molto, ma molto, molto particolare. L'altro di cui vi parlo è un profumo che non so manco se si trova ancora, che l'avevo preso per caso su Look Fantastic. A un prezzo veramente stracciato ed è di Mor Marshmallow Mor. Questo profumo è un vintage, sapete perché anche? Perché quando l'hanno usate vi vengono in mente le ciprie di un tempo. Almeno quello è il mio rimando. Questo è un profumo dolce di rosa, muschiata, talcata, floreale, vanigliato, caramellato e speziato caldo, ambrato e vanigliato. È un profumo del 2000. Questo
Questo è un profumo che, no, di qua c'è già un altro, non facciamo paciughi. Questo è un profumo che dura tanto, tanto, ma è buonissimo. Sembra quasi, come posso spiegarvi? Un liquore, non è alcolico, ma è qualcosa tipo... Io lo sento gourmand questo profumo, lo se sento proprio la rosa resa però come se fosse qualcosa, un liquore dolce, ecco, un liquore dolce alla rosa con la vaniglia e quel dolcino caramellato, ma non troppo caramellato. È veramente buono, però, cioè, la sua scia è una rosa talcata. Molto buona, cioè molto, ma molto buona, che sa di cipria di un tempo, è bellissimo. Poi col tempo cambia un po' colore, diventa un po' più scuro e secondo me acquisisce anche più, diventa un po' più forte, ecco, ed è per me uno spettacolo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e come sempre vi auguro una buona vita a tutti.